Possiamo noi tentare di descrivere questi ultimi stadi, questi quattro gradi di iniziazione? Possiamo comprendere, per quanto vagamente, quale sia il lavoro che rende possibile il passaggio di queste quattro porte e che trasforma la vita al di là di esse? Abbiamo visto che il candidato non è affatto perfetto. In quei libri nei quali rifulge la luce che risplende nell'interno del tempio, ci viene detto che vi sono tuttora 10 legami di debolezze umane che devono essere eliminati uno ad uno. Io non intendo spiegarli qui dettagliatamente, poiché in tal modo ci inoltreremmo troppo nell'interno del tempio stesso, e questo mio lavoro si riferisce solo alla corte esterna. Ma, come sapete, essi possono essere indicati, ed io credo che molto probabilmente vi saranno indicati ben presto uno ad uno, da una mano competente. Quindi, per il momento, lasciamoci guidare da essi e cerchiamo di comprendere come mai, per oltrepassare la soglia, i requisiti richiesti siano così rigidi. Come mai sia necessario tanto lavoro prima di ottenere il permesso di entrare nel tempio? Prima che coloro che tengono le chiavi della porta consentano ad aprirla all'aspirante. È facile vedere che le condizioni già esposte devono essere parzialmente adempiute prima che l'aspirante possa oltrepassare la soglia. Ogni passo da lui compiuto dall'altra parte pone dei poteri sempre maggiori a sua disposizione. Dall'altra parte, entro il tempio, i suoi occhi saranno aperti. Egli sarà capace di agire e di vivere in un modo che non è realizzabile all'esterno del tempio. Il suo modo di vedere, di sentire e di agire farà di lui un uomo molto differente da tutti coloro che l'attorniano, un uomo dotato di poteri che gli altri non posseggono, di una visione e di una conoscenza al di là della loro comprensione. Egli deve muoversi in mezzo ad essi, pur non essendo in realtà uno di loro. E per quanto egli partecipi alla loro vita comune, è interiormente ben diverso da loro. Ma se ciò avviene, è giusto che si esiga da lui di essere veramente diverso dagli altri, prima che questi poteri vengano messi a sua disposizione, poiché una volta che egli li possiede, li tiene e li può usare. Supponiamo allora che egli abbia le debolezze così comuni nel mondo esterno e che si lasci facilmente irritare dagli errori di coloro che lo circondano. Supponiamo che perda facilmente il proprio equilibrio sotto l'influsso dei comuni eventi della vita giornaliera. Supponiamo che il suo temperamento non sia ben controllato e la sua compassione non aumenti, che la sua simpatia non sia molto profonda ed estesa e che al sentirsi offeso provi più collera che compassione, irritazione invece di perdono, che abbia poca tolleranza, poca pazienza. Quale sarebbe il risultato dell'ammettere un tale individuo oltre la soglia, concedendogli poteri che appaiono sovrumani se prendiamo come tipo l'uomo ordinario? Non vi sarebbe il pericolo, anzi la certezza, che questi piccoli difetti, così comuni agli uomini di questo mondo, portassero conseguenze di natura catastrofica? Se egli fosse in collera, questi poteri superiori dell'anima, da lui recentemente acquistati, la forza di volontà, la potenza del suo pensiero, non lo renderebbero forse una sorgente di pericolo per i suoi simili, se queste forze non fossero da lui debitamente controllate? Supponendo che egli non abbia tolleranza, che non abbia imparato ad avere compassione, a sentire e a conoscere le debolezze da lui già vinte e a comprendere la facilità dell'errore, quale sarebbe la sua posizione fra gli uomini quando fosse capace di vedere i loro pensieri, di comprendere e di scoprire i loro difetti, e quando quegli aspetti del nostro carattere, che nascondiamo l'uno all'altro sotto l'apparenza esterna, fossero per lui espressi chiaramente e facilmente visibili in quell'aura di cui ho parlato e che circonda ciascun individuo, in modo da fargli vedere quello che è realmente l'uomo invece di ciò che appare nel mondo esterno.
Non sarebbe certamente né giusto né bene che un tale potere, ed è uno dei minori sul sentiero, venisse posto nelle mani di chiunque non abbia ancora imparato, attraverso le prove, a simpatizzare coi più deboli e, ricordando i propri difetti, ad aiutare e a compatire, invece di condannare i fratelli più deboli che può incontrare nella vita giornaliera. È giusto ed è bene quindi esigere che l'aspirante abbia acquistato tale qualità prima di permettergli di oltrepassare la soglia e di richiedergli la capacità di soddisfare a tale necessità. Ed è giusto ed è bene che egli abbia abbandonato quasi tutti i difetti comuni agli uomini prima di entrare in quel potente tempio dove non vi è posto che per coloro che aiutano, servono ed amano l'umanità. E il suo compito è così enorme che sembra necessario che egli abbia fatto un grande progresso prima di intraprenderlo. Occorre anche che l'adepto si liberi da ogni traccia di debolezza umana, che raggiunga ogni conoscenza possibile entro i limiti del nostro sistema, che sviluppi i poteri che pongono tutta quella conoscenza a disposizione della volontà, di modo che basti volgere l'attenzione in una data direzione per afferrare istantaneamente tutto ciò che vi è di conoscibile, poiché questa, e solamente questa, è la posizione dell'adepto. Egli è colui che non ha più niente da imparare. E l'adeptato non è che l'ultimo passo su questo sentiero che stiamo considerando, che si trova nel tempio e che deve essere varcato in un brevissimo spazio di tempo. Compito così gigantesco, realizzazione così sublime, che se non vi fossero degli uomini che lo hanno adempiuto e che lo stanno adempiendo, sembrerebbe al di là di ogni possibilità. Perché a che cosa servirebbe questa breve serie di vite dal punto di vista dell'uomo comune? Per compiere un tale progresso e passare dallo stadio relativamente basso che segna la prima iniziazione a quell'altezza sublime in cui si trovano gli adepti perfetti, fiore e perfezione dell'evoluzione umana. E poiché il compito da esplicarsi entro il tempio è proprio questo, poiché è proprio questo il fine che si deve raggiungere, poiché l'Arat deve essersi liberato anche dalla più piccola traccia di debolezza umana e di ignoranza per essere pronto all'iniziazione finale. Non vi è da meravigliarsi che si debba compiere un lavoro enorme prima di poter oltrepassare la soglia e che le basi di cui abbiamo parlato e che devono sostenere il peso di un edificio così potente debbano essere forti e solide. E ricordatevi che, una volta aperti gli occhi, il compito sembra maggiore che non nei giorni di cecità. Che a colui che è entrato nel sentiero, questo deve sembrare molto più elevato e più lungo di quello che appare agli occhi annebbiati di chi non ha ancora oltrepassato la soglia. Poiché il discepolo deve vedere più chiaramente coloro che sono al di là e misurare esattamente la distanza che lo separa da loro. E come deve sembrare oscuro il suo compito nella luce di quella gloria perfetta, come deve apparire povera e debole, cosa tutto ciò che egli può fare nella luce della loro forza perfetta. Come smisurata la sua ignoranza nella luce della loro perfetta conoscenza. E solo 4 passi sul sentiero, solo poche vite per giungere alla fine. Ma quanta differenza nelle condizioni, e appunto in ciò consiste la possibilità di raggiungimento. In ciò forse sta la forza, cioè nella sensazione che coloro che sono riusciti entrarono, dopo aver oltrepassato la soglia, in uno stato di vita così differente da quello precedente, che ciò che sembrava ad essi impossibile in questo mondo diventa per loro possibile appena varcata la soglia, e ciò che era difficile diventa relativamente facile. Poiché, per quanto non sia possibile comprendere completamente tutte le condizioni che si trovano al di là,
Ve ne sono alcune, facili a capirsi, e che mostrano quanto diversa sia la vita all'interno del tempio da quella al di fuori di esso. Prima di tutto, in questo cambiamento di condizioni, sta il fatto che gli uomini che si trovano al di là comprendono. E in questa parola, comprendono, è racchiuso un gran significato. Voi conoscerete quelle parole che ho omesso espressamente la settimana passata nel citare il grido di trionfo che uscì dalle labbra del Buddha quando proclamò la fine della schiavitù e il sorgere della libertà. Voi sapete che quel grido rivolto a coloro che si trovano nel mondo esterno e che rivela la causa del dolore parla anche della cessazione del dolore stesso, cessazione derivata dalla comprensione della realtà. Ricordiamo, o voi che soffrite, sappiate che soffrite per colpa vostra, nessuno vi costringe, nessuno esige che voi viviate e moriate. È l'uomo che ha oltrepassato la soglia, che sa ciò che è la pura verità.